Ti sei mai chiesto come si faccia entrare nell'elenco dei record mondiali? Diamo un'occhiata ai primatisti più originali, ti va? Dallo strascico di abito da sposa più lungo, all'uomo più alto e la donna con le unghie più lunghe, fino all'uomo che detiene il record del maggior numero di record. Passiamo in rassegna insieme tutte queste fantastiche storie. Il record mondiale per il barbecue più grande non appartiene a una persona, ma a un'intera città. Serviva davvero tanta energia per grigliare tutto quel cibo. Per questo la piccola cittadina di Minas, in Uruguay, si è unita nel 2017 per battere questo record. Circa 200 persone hanno cucinato più di 16 tonnellate di carne e hanno impiegato in tutto 14 ore. Ma perché hanno dato inizio al progetto, ti chiederai? Beh, per via del magico spirito di competizione, ovviamente. Volevano riprendersi il record perché l'Argentina li aveva sorpassati nel 2011. La festa in Uruguay, comunque, non ha prodotto l'hamburger più grande del mondo. Questa è un'altra storia. Quel record appartiene al Mellis Sports Bar & Grill, che si trova nel quartiere di Southgate, a Detroit. Come hanno fatto a batterlo? Facile, hanno creato il Godzilla degli hamburger, che pesava circa 816 kg, quasi quanto un bisonte americano. Ci hanno investito molto perché hanno dovuto costruire prima di tutto un forno grande abbastanza per l'hamburger. Ovviamente non sono riusciti a trovarne uno in commercio, quindi lo hanno ricavato da un container per spedizioni. Non avrei mai pensato che questo potesse essere un record da battere, ma abbiamo scoperto che esiste un record per il gruppo più numeroso di persone che hanno fatto colazione a letto tutte insieme. Mi sarebbe piaciuto partecipare, ma per mia sfortuna non ero fra quelle 418 persone. Il record è stato battuto il 16 agosto 2015 allo Sheraton Lan Fan Chao Bai River Hotel. Anche un sacco di bambini hanno fatto colazione a letto coi genitori, ma non sono stati inseriti nei conti ufficiali, quindi, a dire il vero, il numero dei partecipanti era anche più alto. E a proposito di record mondiali che hanno portato le persone a collaborare, tra i Guinness dei primati ufficiali c'è quello del più alto numero di persone che hanno fatto pugno contro pugno simultaneamente. È stato ottenuto dalle Skituk Public School a Skituk, Oklahoma. Era il 5 novembre 2011 e vi hanno partecipato ben 1820 persone. Una delle mie storie preferite è quella di Alvin Kelly, un campione mondiale di seduta sull'asta delle bandiere degli anni 20. Fu soprannominato Kelly Naufragio perché disse di essere sopravvissuto al Titanic. Lavorava nei cantieri navali come operaio specializzato e anche come controfigura nel cinema prima di iniziare la sua carriera sulle aste delle bandiere. Si scoprì che la sua storia sul Titanic era falsa, ma Kelly rischiò la vita più volte, sopravvivendo a 5 naufragi, 2 incidenti aerei, 3 di macchina e al deragliamento di un treno. O almeno così raccontò. Per tornare alla storia delle bandiere, Alvin Kelly si arrampicava sulle aste e stava seduto lì, su una piccola piattaforma per giorni o settimane. Va bene, poteva anche piacergli, ma soprattutto era pagato per farlo. Divenne una sorta di strana celebrità all'epoca e veniva pagato dai 100 ai 500 dollari, più o meno tra i 1500 e gli 8300 dollari in valuta attuale, per ogni ora in cui stava barbicato sull'asta. Batté il record mondiale quella volta in cui rimase seduto sull'asta per un totale di 1177 ore, cioè 49 giorni e un'ora. Aveva imparato a dormire lassù e spesso veniva fotografato affaccendato in cose varie, da leggere il giornale al farsi la barba. Nel corso della sua vita passò in totale 20613 ore seduto su un'asta. Caudry, una cittadina francese famosa per i pizzi, ha strappato il record per lo strascico d'abito da sposa più lungo al mondo. Hanno cucito un abito bianco spettacolare con uno strascico lunghissimo di circa 8 km. Era quasi abbastanza lungo da coprire il Monte Everest, che è alto 9 km. C'è stato bisogno dell'aiuto di 15 volontarie per finire il progetto. Nei primi 2 mesi si sono preparati tanti pezzi singoli che in seguito sono stati cuciti insieme. Esiste un record mondiale anche per le unghie più lunghe. Per un certo periodo di tempo fu l'americana Ayanna Williams a detenerlo.
Quando furono misurate, nel marzo del 2021, le sue unghie superavano l'incredibile lunghezza di 730 cm. Aveva iniziato a farle crescere nel 1993 e il record fu confermato nel 2017. Ma lo perse nel 2021 perché non riusciva più a svolgere le attività quotidiane, come fare il letto o mettersi le scarpe. Per accorciare quelle unghie incredibili, ha dovuto prendere un appuntamento con un professionista che ha usato degli strumenti speciali per tagliarle. Di certo un tagliaunghie normale non sarebbe bastato. Il primato di persona più alta del mondo fu assegnato a Robert Woodlow, nato il 22 febbraio 1918. Sorprendentemente, i suoi genitori erano di statura normale. Era anche nella media quando nacque, pesava appena 4 kg. Ma le cose cambiarono rapidamente. Raggiunse 1,60 m all'età di 5 anni e 1,80 m all'età di 8. A 17 anni divenne l'adolescente più alto di sempre, sorpassando i 2,40 m. Quando misurarono l'ultima volta la sua altezza, il 27 giugno del 1940, Robert aveva raggiunto i 2,70 m. Per via di un disturbo, aveva livelli altissimi di ormoni della crescita e continuò a crescere per tutta la sua vita. Anche se divenne famoso, la vita non fu facile per Robert, proprio per via della sua altezza. Doveva consumare circa 8.000 calorie al giorno. Aveva bisogno di tutori per le gambe e anche di un bastone per camminare. Però non usò mai la sedia a rotelle. Ci sono molte statue a grandezza naturale che lo raffigurano in tutto il mondo e anche una canzone che racconta la sua storia. Se aspiri a battere un record mondiale, potresti avere una o due cosine da imparare da Ashrita Furman. È diventato famoso per averne stabiliti più di 600 e ne detiene, al momento, più di 200. Ashrita iniziò il suo viaggio di pluridetentore del titolo nei primi anni 60. Era totalmente affascinato dal libro del Guinness dei primati. Riuscì a battere il suo primo record facendo il più alto numero di jumping jack consecutivi. Ci vollero in tutto 6 ore, 45 minuti e 27.000 jumping jack per battere il record. Da allora collezionò vari record nel suo portfolio, come quello della più lunga distanza percorsa con una bicicletta sul mento, del maggior numero di torce accese e spente in un minuto, del miglio percorso nel minor tempo possibile su un trampolo a molla. Poi aggiunse quello per il tempo più lungo passato sott'acqua con l'Hula Hoop e del maggior numero di frecce rotte con il collo in un minuto. Riuscì anche a percorrere la più lunga distanza in bicicletta con una bottiglia di latte in testa. E questi sono solo alcuni. Ashrita è uno dei pochi individui al mondo ad aver battuto un record in ogni continente. Fa anche parte dell'esclusivo club di coloro che detengono più di 100 record in un determinato momento. Negli ultimi anni ha probabilmente rallentato un po', ma non sta certo pensando a fermarsi. Attualmente vive nel Queens, a New York, e ha girato un documentario sulla sua vita, con i momenti più straordinari della sua carriera da record.